matura il tempo in cui la macchina, da strumento di lavoro, inserita nel contesto del sistema di produzione industriale e finanziario globale, può diventare arma offensiva. L'uomo è tra gli animali l'unico che fa questo, in una forma così continua e così iterata. La prendo così, tipo... Vai. Vai. Ok. C'è un mondo di macchine e di macchinari che possono essere armati. Non solo praticamente fisicamente come lo è tipicamente un missile, ma anche metaforicamente, armate contro il benessere, contro lo stare assieme, contro una serie di cose e di attività che dovrebbero invece essere pacifiche. Non importa se non conosce il fatto storico, se non conosce quello che è successo a Beslan, se non conosce la ragione di questo missile esposto qui, ne avverte immediatamente la durezza. In Europa si giocano oggi i destini del mondo sul piano delle culture e delle politiche, non nelle Americhe, in Asia, in Africa. Se non viene arrestata la consumazione e la polverizzazione delle risorse culturali e politiche, ogni scenario diventa possibile. Casa della Memoria non è un sacrario. L'arte deve avere il coraggio di confrontarsi con la catastrofe, con intelligenza e spirito critico.